Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Qualche minuto in anticipo sulla nostra tabella di marcia, ma è il bello anche del web, possiamo entrare e uscire quando più ci aggrada, perché oggi abbiamo una puntata piena di ospiti. E che ospiti, dicevano quelli più bravi di me, perché parleremo di tantissimi temi, parleremo di cultura e abbiamo fortuna la possibilità di parlare con colui che a Milano rappresenta proprio la cultura a livello istituzionale, che è l'assessore alla cultura Filippo Del Corno. Poi parleremo di una bellissima iniziativa di Amnesty International che questa settimana ci porterà a capire meglio tutto quello che sta succedendo in Egitto, soprattutto dopo le ultime indicazioni anche sul caso Zaki e non solo, ricordiamo tutto quello che è successo. E poi chiuderemo invece con il weekend calcistico, parlando di calcio femminile, la Coppa Italia si è giocata e vedremo le milanesi cosa hanno portato a casa. Si apre però, lo sapete, sempre con la nostra indicazione in tempo reale dell'inquinamento, del livello di inquinamento atmosferico in questo momento a Milano. Sto parlando di Arianna, che è quel vaso costruito dai ragazzi di Wise Air che può respirare, avere un sensore che calcola, respira e calcola il PM2,5 in tempo reale. A Milano ci sono 100 Arianne su vari balconi e terrazze sparse per la città. In questo momento la media cittadina è di 22 microgrammi per metro cubo, un'area quindi abbastanza buona. Quest'oggi avete giallina perché si sta avvicinando ai livelli di allarme del 25, ma siamo per fortuna sotto livelli di guardia e quindi per fortuna un po' il freddo, il vento, magari qualcuno in meno in giro durante queste giornate così belle, lavorando da casa, insomma, si aiuta magari a far respirare meglio la città. Quindi sono contento di finalmente, dopo settimane in cui l'indicazione era molto molto rossa, la ritroviamo su colori a noi e soprattutto ai nostri polmoni accettabili. Vi dicevo appunto che apriamo questa puntata insieme a un grandissimo ospite, la prima volta che lo abbiamo qui a Milano News, e lo ringrazio tantissimo per aver accettato il nostro invito. Sto parlando dell'assessore alla cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno. Buongiorno assessore e benvenuto a Good Morning Milano. Buongiorno, grazie, grazie, una bellissima opportunità e occasione di incontro e di dialogo. Grazie mille a lei. Allora, l'abbiamo chiamata perché da 7 giorni, praticamente da una settimana, finalmente i milanesi possono ritornare a godersi i musei della propria città. È stata una ripartenza sofferta, tanto tanto difficile, ma per fortuna è arrivata. Volevamo sapere appunto dall'assessore di riferimento come sta andando questa ripartenza e però anche sapere se l'assessore è d'accordo su queste modalità di ripartenza. La ripresa, la riapertura soprattutto dei musei è una bellissima notizia per la città e noi stiamo vedendo come la comunità cittadina davvero abbia vissuto questa esperienza e la stia vivendo con grande felicità, con grande gioia di poter tornare a esercitare il proprio diritto alla partecipazione culturale. In particolare come musei civici noi abbiamo aperto la scorsa settimana le mostre, quindi le parti espositive delle nostre istituzioni museali. Da questa settimana aprono anche le collezioni permanenti e quindi diciamo che da domani, dal 16 febbraio, l'attività dei musei civici è a pieno regime, così come altri musei della città, i musei pubblici, i musei privati, hanno tutti programmato una ripresa progressiva delle loro attività, peraltro come prevedono le indicazioni del CTS, che da questo punto di vista raccomandano appunto la progressività nella ripresa delle aperture. Certo è che se queste sono tutte notizie positive, ci sono però alcuni elementi negativi di questa riapertura che io voglio sottolineare, anche perché ho preso posizione pubblica a questo proposito. Innanzitutto il fatto che sono limitate soltanto ai giorni feriali e quindi purtroppo i giorni festivi i musei sono chiusi. Io penso che questo sia un errore, innanzitutto perché limita il diritto alla partecipazione culturale, ovvero sia le lavoratrici, i lavoratori, le loro famiglie, coloro che nei giorni feriali appunto non hanno possibilità di frequentare i musei, sono così esclusi dalla possibilità di visitare i luoghi di cultura. E poi trovo che sia sbagliata anche da un punto di vista concettuale, cioè noi assistiamo in questi weekend a una fortissima campagna denigratoria nei confronti delle cittadine e dei cittadini che si assembrano nei luoghi di passeggio della città e quindi affollano le arterie commerciali. Abbiamo visto sui navigli, questo weekend c'era un po' la chiunque. I navigli, il centro, Corso Vittorio Emanuele. Ma io trovo che anziché denigrare le cittadine e i cittadini, che inevitabilmente in un certo senso cercano anche un po' di sollievo dopo
tanta sofferenza, tanta difficoltà, bisognerebbe loro fornire delle alternative e quindi dargli la possibilità, per esempio, di frequentare musei, che sono luoghi che si possono frequentare in assoluta sicurezza e che appunto toglierebbero magari un po' di pressione sulle arterie commerciali della città e invece configurerebbero una possibilità alternativa per le cittadine e i cittadini. L'altro elemento critico che io ho portato è il fatto che queste aperture sono reversibili. Noi sappiamo che sono destinate soltanto alle regioni che vivono in fascia gialla, ma vediamo bene quanto sia intermittente il passaggio da fascia gialla a fascia arancione. E allora il rischio è di riaprire per poi, poco dopo, dover richiudere. Questa intermittenza non aiuta invece quel principio di programmazione delle attività culturali che è importantissimo per assicurarne una positiva riuscita. Aggiungo un elemento, abbiamo visto come i luoghi della cultura, non soltanto i musei, ma anche i cinema, i teatri, le biblioteche, sono i luoghi più sicuri dal punto di vista delle misure di prevenzione del contenimento. Hanno dei protocolli molto rigorosi, molto rigidi e quando abbiamo visto riaprire questi luoghi... Assessore, giustamente Assessore, lei dice sono molto sicuri. Assessore, mi sente? Assessore, dicevo, lei dice sono molto sicuri, però sono stati i primi a essere chiusi e gli ultimi a essere riaperti, anzi molti luoghi di cultura non possono ancora riaprire. Cos'è successo? Dove è stato l'errore? Com'è che qualcosa non ha funzionato a un certo punto allora? Ma io penso che innanzitutto ci sia stata questa attribuzione di uno stigma ai luoghi della cultura come portatori di pericolo. E questa cosa è stata difficilissima da rimuovere, anche perché purtroppo ci sono anche tanti stati, troppi esponenti istituzionali che in un certo senso hanno avallato questa idea. Mentre invece... proprio per la caratteristica tipologica di come sono organizzati i teatri, i cinema, i musei, questi possono essere luoghi dove invece il contagio può essere molto serenamente controllato. Innanzitutto perché le capienze sono contingentate e quindi si può evitare il principio dell'affollamento. E poi per il fatto che i luoghi di cultura prevedono una profilazione di chi li frequenta e quindi una possibilità immediata di tracciamento nel caso ci sia un caso di contagio. E poi, lasciatemi dire, i dispositivi di prevenzione individuale sono utilizzati in maniera molto corretta dai frequentatori dei luoghi di cultura, proprio perché c'è, come si può dire, un'assunzione di responsabilità nel momento in cui si frequenta un museo o un teatro. Ecco, io non so cosa sia andato storto in Italia, so solo che in questo momento davvero bisogna superare questo principio che attribuisce ai luoghi della cultura un pericolo e bisogna considerarli invece un modello, proprio perché sono stati appunto poi anche i luoghi dove più rigorosamente ci si è fatti carico dei miglioramenti e degli protocolli più opportuni per evitare appunto la diffusione del contagio. Ecco, Del Cordo, lei non è l'unico a chiedere questo, nel senso che lei in quanto assessore di Milano lo sta dicendo ad alta voce, anzi dovremmo forse sentirla anche prima per dargli ancora più spazio a questa richiesta, ma lo sta dicendo da tempo. Non è l'unico però, perché so che insieme anche ad altri assessori di altre città importanti d'Italia, avete fatto queste richieste, come si suol dire, ai piani alti, no? Abbiamo formato un coordinamento dei 12 assessori delle città capoluogo di regione e devo dire con una bellissima solidarietà che innanzitutto geografica, perché ci sono città del nord, città del sud, città del centro, si va da Roma a Bari, da Palermo a Venezia, da Bologna a Torino. E poi perché è un coordinamento, diciamo, molto cross partisan, come si usa dire oggi, ovvero sia ci sono giunte di destra, giunte di sinistra, giunte dei 5 Stelle, sono rappresentati davvero tutti i partiti, tutte le tendenze politiche, ma siamo uniti in una missione che è quella di attribuire alla cultura la funzione di una possibile rinascita della comunità appunto nazionale. Io mi sono anche permesso di rivolgere una lettera diretta al presidente Draghi nel momento in cui era stato incaricato di formare il governo, proprio di attribuire alla cultura questa funzione. E ho utilizzato come si può dire, il paragone della vaccinazione sociale. Cioè io credo che sia fondamentale la campagna vaccinale medico-scientifica e anzi bisogna, credo, ringraziare tutte le ricercatrici e ricercatori che in così poco tempo hanno messo a disposizione dei dispositivi di prevenzione così importanti come i vaccini. Ma accanto alla vaccinazione medico-scientifica, che deve essere la nostra priorità, va fatta la vaccinazione sociale, perché noi abbiamo completamente perso e stiamo disgregando il tessuto della nostra comunità sociale proprio perché siamo stati privati della possibilità di condividere le esperienze culturali. Ora, questo ha avuto senso nella prima fase pandemica. È evidente che nel marzo, nell'aprile 2020, chiudere
nel lockdown generale era necessario anche chiudere i luoghi di cultura e nessuno l'ha mai messo in discussione. Oggi però, in cui si discute invece della gradualità della nostra modo, anche se vogliamo, di riuscire a convivere con l'esperienza pandemica, ecco, io credo che si debba tornare ad attribuire ai luoghi di cultura un elemento prioritario e assolutamente necessario. Allora, prima di lasciarla andare, perché so che è molto indaffarato e quindi non voglio rubarle troppo tempo, però vorrei una parola proprio per i teatri, nel senso che insomma sono quelli che al momento forse stanno soffrendo più di tutti, di tutto il comparto della cultura. Sappiamo anche però tutto quello che ha a che fare ad esempio con i lavoratori dello spettacolo, anche che è qualcosa davvero di drammatico, che riprende tantissime famiglie che in questo momento hanno proprio un problema grosso e serio al proprio interno. Però i teatri, insomma, fin dal primo momento hanno cercato di chiedere aiuto e questo aiuto non è mai arrivato. Quindi volevo chiedere una parola di solidarietà proprio, le chiedo, con i teatri nella città di Milano, che è forse la città del teatro. La solidarietà è assolutamente necessaria, ma deve essere, come si può dire, anche connessa a un lavoro comune che noi abbiamo fatto, devo dire, con i teatri della città. Innanzitutto ci siamo concentrati nella prima fase a soccorrere le realtà teatrali, soprattutto quelle più fragili, proprio per intervenire di fronte all'enorme difficoltà economica che hanno dovuto affrontare nel momento in cui la loro attività è stata bloccata. Ora però c'è il tempo della programmazione della ripresa. Noi abbiamo in mente un progetto di accompagnare, quando sarà possibile, la ripresa dell'attività dello spettacolo cittadino con una grande campagna di comunicazione promossa dall'amministrazione comunale per invitare le cittadine e i cittadini a tornare a frequentare con fiducia, con sicurezza e anche, devo dire, con passione i teatri della nostra città, perché sono i luoghi fondanti, in un certo senso, le società e le comunità democratiche. E quindi è davvero opportuno che si riprenda a partire dalla condividere l'esperienza della platea, perché poi quello è una forma, come si può dire, importantissima condivisione, appunto, di esperienza sociale. Aggiungo un elemento: bisogna però dare ai teatri una certezza di data sulla programmazione della loro attività. Io non penso che i teatri della città oggi vogliano riniziare domani, non hanno questa fretta di essere i primi a riprendere, ma vorrebbero avere dal governo, e noi siamo con loro su questo fronte, una data certa di ripresa dell'attività che non sia reversibile, okay. Cioè che sia un'apertura destinata a non chiudere mai, a meno che non accadano nuove terribili emergenze. Ma io credo che con la diffusione della campagna vaccinale progressivamente nuove terribili emergenze non le dovremo più vivere, ma semmai appunto una lenta forma di adattamento e di convivenza con questa terribile evenienza che è stata appunto l'epidemia. Giustamente lei dice, assessore, va bene, facciamo finta che decidiamo di aprire i teatri anche fosse ad aprile o maggio, ma che poi una volta che si aprano non si chiudano più, si faccia in modo che si possa programmare, si possa continuare poi a produrre, non che da un momento all'altro poi le cose cambiano in base a un colore di regione o di provincia. Esattamente, questo principio interstiziale è quello più pericoloso, vale per i teatri ma vale anche per i musei. L'abbiamo visto in questi giorni, la Toscana è tornata in fascia arancione, tutto lo sforzo di programmazione straordinario che il sistema museale di Firenze aveva fatto per riaprire con grande sicurezza, con grande tranquillità le porte dei loro meravigliosi musei è stato vanificato con un tratto di pennarello. Non va bene, dobbiamo, nel rispetto ovviamente delle enormi difficoltà che ci sono quando si devono prendere queste decisioni, però dobbiamo pensare che alla cultura sia attribuito un principio non reversibile di ritorno, diciamo, alla progressiva normalità, con le attenzioni straordinarie che il mondo della cultura sta dimostrando di avere proprio per contrastare fortemente le forme di contagio. Assessore, io la ringrazio tantissimo, davvero, è stato molto molto gentile a raccontarci tutto ciò e a farci capire anche le giuste ragioni del suo, diciamo, essere un po' in disaccordo con questa modalità, ma infatti giustamente difendendo anche la cultura nella sua grandissima battaglia di difesa proprio della cultura. Quindi io la ringrazio tantissimo e spero di riaverla ospite qui con noi, magari per parlare di cose un po' più gradevoli e più piacevoli. Grazie davvero, alla prossima occasione, buon lavoro e buona prosecuzione. Grazie mille davvero a Filippo Del Collo, assessore della cultura del Comune di Milano, grazie mille, buon lavoro a tutti, grazie, grazie mille. Continuiamo, andiamo avanti anche con noi, con i nostri ospiti, ve l'ho detto prima in apertura, abbiamo un collegamento con due ospiti, adesso poi chiedo alla regia di sistemare per bene la grafica, la compressione
dei nostri collegamenti, siamo tutti in diretta, quindi stanno passando da uno all'altro mentre siamo qui in diretta, io li vedo già collegati in bassa frequenza. Parleremo di Amnesty International, perché? Perché appunto giovedì ci sarà un momento importante di confronto con la cittadinanza, e non solo un momento online, ovviamente, perché lo sempre sentito, insomma, non si può andare da nessuna parte, ma cercheranno appunto gli amici di Amnesty di raccontarci questa storia in collegamento online, appunto giovedì alle ore 18:30, ma lo chiedo direttamente a loro che vedo collegati, semmai colleghiamoci solo via audio finché non riuscite a sistemare il collegamento video, tanto io li vedo. Do il buongiorno ad Antonio Scordia e Lucia Bocchi, buongiorno, eccoli che li vedo anche, benvenuti su Milano On News, benvenuti a Good Morning Milano. Buongiorno, grazie per questa opportunità. Allora, dicevo, prima volta che ci vediamo collegati da con Amnesty, da tanto tempo fa, Amnesty è stato uno dei primissimi ospiti, tra parentesi, abbiamo avuto qua a Milano News 4 anni fa, 5 anni fa quando abbiamo aperto, bello rivedervi, direi però di partire appunto ricordando che cos'è Amnesty International e perché è importante in una città come Milano avere una realtà come Amnesty International. Beh, cos'è Amnesty International? Credo che a grandi linee sia più o meno noto a tutti, però... diciamo, Amnesty è la più grande organizzazione di difesa che si occupa di difesa dei diritti umani nel mondo. Lo fa in un modo particolare, è stata la prima a utilizzare questo sistema, abbiamo visto che funzionava e quindi siamo andati avanti su questa strada. Il sistema è molto semplice, cioè, il nostro obiettivo è quello di fermare le violazioni dei diritti umani utilizzando la pressione, essenzialmente la pressione dell'opinione pubblica. Abbiamo visto che i governi, ma non solo i governi, che violano i diritti umani sono molto sensibili al fatto che queste loro violazioni rimangano segrete. Il nostro obiettivo quindi è quello invece di renderle pubbliche, in modo che l'opinione pubblica, mobilitandosi, chiedendo che queste violazioni abbiano termine, faccia pressione sui governi, o su altre entità che possono essere delle multinazionali, possono essere delle entità non governative in genere, e in questo modo cerchiamo di fermare queste violazioni. Amnesty International non è un'organizzazione elitaria, è un movimento che vuole essere presente sul territorio proprio perché è importante coinvolgere il territorio in queste attività. Noi riteniamo fondamentale che le persone siano consapevoli dei propri diritti, dei diritti umani, e che si attivino per difenderli, difendere i propri, ma quelli di tutti gli altri, perché riteniamo che i diritti umani siano veramente qualcosa di universale. È un ragionamento molto semplice. Se permettiamo che i diritti umani di qualcuno vengano violati, beh, quel qualcuno potremmo essere noi. Quindi non possiamo permetterlo. Diciamo dicevo Antonio, vi abbiamo invitato proprio però perché giovedì c'è un momento importante dove appunto farete capire anche il giusto operato anche di controllo che fa Amnesty. Cioè, Amnesty è un reporter spesso e volentieri anche di quello che succede, è un osservatore molto attento di quello che succede. Parliamo di Egitto, giusto Lucia? Sì, parliamo di Egitto, anche se ultimamente se ne è parlato abbastanza, ma mi ricollego a quello che ha detto Antonio, cioè Amnesty non molla, perché se noi ci attacchiamo solo a degli anniversari, dei momenti di attenzione mediatica che per l'Egitto sono stati 25 gennaio, 10 anni dalla rivoluzione di Piazza Tahrir, e 8 febbraio, quindi pochi giorni fa, sparizione di Zaki, di Patrick George Zaki. Bene, noi possiamo anche dire ne parliamo l'anno prossimo, no? Perché è esattamente quello che in questo caso il regime egiziano vuole. Cioè, le condanne che le persone sentono anche dai TG, no? A pranzo e a cena, che vengono reiterate nel caso di Zaki ogni 15-45 giorni, hanno proprio lo scopo di far dimenticare al mondo che lui esista. E noi stiamo parlando di una persona invece molto nota, no?
molto nota perché arrivava dall'Italia, quindi ha avuto, come dire, la fortuna o la casualità di non essere un attivista egiziano catturato sul luogo e sconosciuto a tutti, se non alla sua famiglia e agli amici. Noi sappiamo di Zaki, sappiamo degli altri casi, perché collegati ai paesi europei. Però la nostra attenzione e il nostro webinar, che sarà questo giovedì alle 18:30, sì, è per le altre decine di migliaia di prigionieri di coscienza, come Zaki, trattati in maniera disumana nelle carceri egiziane. Per cui Ricordiamoci, questo è il motivo del webinar. ecco Lucia, ricordaci anche come si fa a seguire questo webinar, dove troviamo tutte le indicazioni. Lo potete trovare nella pagina Facebook, per esempio, della circoscrizione Lombardia di Amnesty e in particolare del gruppo 100, di cui Antonio e io facciamo parte, gruppo 100 Amnesty Italia. Il link per partecipare. Allora, noi non vogliamo infatti che sia l'ennesimo webinar di tipo accademico distaccato. Infatti abbiamo invitato una compagna di studi a Bologna che frequentava il master insieme a Patrick, e le due persone, i due, diciamo, relatori sono un professore universitario, ma che è andato più volte in missione in Medio Oriente, e una collega giornalista che tra l'altro anche arabofona, pur essendo 100% italiana. Per cui una di quelle giornaliste che riesce anche, se si mette il velo in capo, a fare reportage dallo Yemen, riusciva, dalla Siria, e che conosce bene l'Egitto. Infatti lei si chiama Laura Battaglia, Laura Silvia Battaglia. A lei abbiamo chiesto un'altra cosa, cioè non solo di fermarsi nel caso Zaki, ma come si vive o si sopravvive in Egitto, che è un paese, lo ricordiamo, a poche ore di volo da noi, in regime. Le persone come fanno? Come fanno ad andare avanti? Un terzo della popolazione è sotto il livello di povertà grave. E la delazione in tutti i regimi è quella del vicino di casa o non so, dell'ex cognato. E le sparizioni sono all'ordine del giorno. Ecco, volevo parlare di questo fatto perché fa capire bene. Allora, sparizione forzata, cosa vuol dire? Vuol dire che Patrick, e adesso il caso più recente è di febbraio di quest'anno, si tratta di Ahmed aspetta, Santawi. Lui era di ritorno da un master a Vienna, quindi in Austria, altro paese europeissimo, ed è stato fatto sparire in circostanze molto simili a quelle di Zaki. Un anno dopo, come dire, questo regime va avanti indisturbato. Comunque, sparizione forzata significa che una persona sparisce nel nulla, può ricomparire dopo 2 giorni, come è stato il caso di Santawi, l'ultimo, può ricomparire dopo anche 3 mesi, compare davanti a un tribunale. Adesso i tribunali, tra l'altro, non ci sono più, non c'è più la giurisdizione ordinaria, ma come i regimi dittatoriali vogliono, sono diventati tribunali militari direttamente. Compare e il giudice afferma e dice sei stato arrestato ieri, mentre quella persona ha subito trattamento di tortura per confessioni estorte o veritiere, non sappiamo, per 2 o 3 mesi. Queste sparizioni riguardano anche i minori di 12-14 anni. Lucia, se non foste Amnesty vi darei dei matti, no? Perché sembra che stia raccontando una trama di un film di spionaggio, cose del genere. Ahimè, invece, appunto, voi avete le prove, studi che dimostrano che tutto questo è reale e concreto in un paese a poche centinaia di chilometri di mare da noi. Com'è possibile, però, che avvenga tutto questo, appunto, alle porte dell'Europa? È possibile anche per la connivenza politica dei paesi europei. L'Unione Europea, l'ONU, ma lasciamo stare, ma comunque l'Unione Europea ha fatto proprio delle risoluzioni chiedendo a tutti gli stati, compreso il nostro, e alla Francia che sta collaborando alla grande sul piano proprio militare e strategico con l'Egitto, di non trattare l'Egitto come fosse un paese democratico, che rispetta i diritti umani. In realtà le relazioni continuano, quelle diplomatiche con gli ambasciatori, quelle commerciali,
di tutti i tipi. Cioè, noi europei stiamo facendo finta di niente. E quindi è per questo che noi di Amnesty ci sentiamo coinvolti. Perché vabbè, l'Egitto viene ritenuto anche partner strategico per arginare Daesh, ho detto ISIS in termini occidentali, no? E sono molti motivi. Perché la facciata dell'Egitto è di un paese democratico, ha una costituzione, non è un regime di tipo islamico come può essere l'Iran, però in realtà viola tutti i diritti umani. L'attuale capo di governo è Abdel Fattah al-Sisi, ex generale, ex capo dei servizi segreti, e già questo la dice abbastanza lunga sul tipo di governo. Ha modificato la Costituzione, continua a dichiarare ogni 3 mesi lo stato di emergenza, e questo titolo, questo cappello, autorizza tutti i comportamenti che ho citato prima. Ma tu immagina, Fabio, anche, non so, cosa significa per le donne, per gli omosessuali, che Ecco, perché possono quindi essere... venire, ti chiedo questo a Lucia, lo Scusami? chiedo anche a Antonio, perché quindi, datemi un motivo per cui giovedì impegnare del tempo a venire ad ascoltare una storia che sembra così lontana, ma in realtà non lo è, che cosa volete far arrivare a chi poi appunto parteciperà a questo webinar? Innanzitutto consapevolezza, la consapevolezza che queste storie sono reali e che purtroppo accadono praticamente dietro la nostra porta di casa. E questa consapevolezza che potrebbe, che può, che nelle nostre intenzioni vuole spingere anche all'attivazione. Lo dicevo prima, il nostro obiettivo è quello di mobilitare l'opinione pubblica per fermare le violazioni dei diritti umani. Quindi, l'obiettivo è un po' quello. Amnesty International ha degli appelli sui casi di varie parti del mondo. Stiamo parlando di Egitto, ci sono ovviamente purtroppo moltissimi casi anche sull'Egitto. Quindi l'obiettivo è anche quello di coinvolgere le persone, far firmare questi appelli che poi vengono consegnati. Un'altra cosa che, un altro obiettivo che ci poniamo è quello di diciamo sedimentare nella memoria delle persone queste cose. Purtroppo sappiamo che soprattutto qui in Italia abbiamo una memoria corta, non ci ricordiamo di molte cose purtroppo. Noi vorremmo che invece le cose si ricordassero, per cui nel momento in cui diventa possibile chiedere conto di quanto accaduto. Chiaro. Ecco, si può anche firmare l'appello per Patrick Zaki e volendo gli altri appelli dei 5 continenti. Si può anche diventare sostenitori o attivisti. Io dico apertamente che mentre Antonio, che tra l'altro è anche responsabile per Amnesty International Italia, per tutto quello che succede, diciamo, nei paesi del Medio Oriente e Nord Africa, lui è in Amnesty da 30 anni, quando era ragazzo, io da 3 mesi, giuro. Però il coinvolgimento è forte e noi vediamo veramente molti giovani aderire, ma persone di tutte le età. E lo si può fare con diverse gradualità, no? C'è chi si impegna molto, chi meno. Come ha detto Antonio prima, difendere i diritti degli altri, difendere i nostri diritti e difendere i diritti degli altri. È proprio un circolo virtuoso questo. Chiarissimo. Allora, siamo in chiusura. Ricordateci però appunto tutte le coordinate del bellissimo appuntamento di giovedì alle 18:30. Ditemi tutto quello che devo sapere per non perdermelo. Allora, sulla pagina Facebook del gruppo Italia 100 di Amnesty International si trova l'indirizzo, il collegamento Zoom per partecipare a questo webinar. L'evento si svolgerà dalle 18:30, interverranno fra gli altri Riccardo Nuri, che è il portavoce nazionale di Amnesty International, come ha detto Lucia, il professor Parsi, e la giornalista Battaglia. E poi interverrà una compagna di studi di Patrick che ci racconterà quello che è successo dal punto di vista appunto di chi si è trovato ad avere un compagno di studi in meno, un amico in meno, per il semplice fatto che difende i diritti umani.
Chiarissimo. Lucia, È dimmi aperto a pure. tutti, è su Zoom, è facile come collegamento ed è aperto a tutti. Perfetto, poi magari giovedì lo ricorderemo anche noi in qualche storia su Instagram o qualche post su Facebook così da ricordare l'appuntamento. Io vi ringrazio tantissimo davvero per averci raccontato questa storia che è dura anche da mandare giù, non so come dire, nel senso che sapere che a poche centinaia di chilometri da noi succedono certe cose, a volte è meglio far finta di niente, invece giustamente voi ci fate aprire gli occhi su un tema importante, la consapevolezza, appunto, come diceva prima Antonio, è fondamentale sapere che anche se si parla di democrazia, anche se si parla di libertà, spesso e volentieri tutte queste parole sono solo parole e in certi paesi, anzi, sono parole di pericolo perché se ci si batte per questi diritti poi si rischia tanto e l'abbiamo visto. Quindi io vi ringrazio anche davvero tantissimo per il lavoro che fate e per la consapevolezza che cercate di accendere in tutti noi. Davvero, grazie mille. Grazie a te, grazie a Milano All News. Grazie mille Antonio Scorda e Lucia Bocchi di Amnesty International. Grazie mille davvero, a sentirci presto, giovedì appunto 18:30, questo bellissimo webinar su Zoom. Poi vi metteremo tutti i link alle pagine, anche nell'articolo di oggi pomeriggio troverete tutto quello che vi serve per potervi iscrivere. Adesso passiamo quindi alla nostra pausa. Abbiamo sempre questa piccolissima pausa in questo momento, è quel momento in cui si arrivano da noi le foche parlanti e quindi le foche parlanti con le loro incursioni poetiche. Maybe my heart knows something that I don't know. Maybe, just maybe, my heart speaks when I sleep. When I leave this place I live. When I take that first step, I listen to my heart's will. Queste sono le foche parlanti, questa era Celia Ionach. Io davvero vi ringrazio tantissimo. Tra parentesi, questo weekend una bellissima maratona poetica su Instagram organizzata dalle foche parlanti. Ho visto tante belle persone, ho sentito tante belle poesie e non solo, racconti e parole usate per raccontare anche la nostra città, quindi sono molto molto contento. Grazie mille alle foche parlanti. È lunedì, si parla sempre di sport femminile, lo sapete, insieme a Caterina Rosa, e infatti abbiamo Mattia Del Giudice collegato con noi. Buongiorno Mattia. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Proprio Allora, weekend di Coppa Italia, giusto? così, si è giocato il ritorno dei quarti di finale che ha visto appunto le squadre poi accedere in semifinale. Abbiamo anche appunto un bel derby milanese che ci interesserà molto. E allora vediamoli i risultati, come sono stati i risultati del weekend. Allora, l'Inter, partendo dalle milanesi, l'Inter ha perso sì con la Fiorentina 1-0, ma grazie al risultato dell'andata, la vittoria per 2-0 sulla Viola, la squadra di Attilio Sorbi è riuscita ad accedere alle semifinali. Tra l'altro, la prima volta per le nerazzurre che avanzano così tanto nella competizione. Finora erano arrivati addirittura solo fino agli ottavi di finale, dove appunto in semifinale incontreranno il Milan, ed è già il terzo anno consecutivo che ci sarà il derby di Coppa Italia, questa volta andata e ritorno, perché il Milan pareggia sì 0-0 contro il Sassuolo, una partita a reti bianche, ma grazie all'1-1 dell'andata e il gol in trasferta segnato da Giacinti per le rossonere, hanno conquistato l'approdo in semifinale proprio contro l'Inter. Quindi ci sarà questa bellissima sfida più avanti a marzo, un bel derby milanese. Dall'altra parte, invece, la Roma batte 6-1 la Florencia, qualificandosi in semifinale. Stessa cosa per la Juventus che batte 5-0 l'Empoli. Quindi sarà Juve-Roma dall'altra parte del tabellone. Come sono comportate i milanesi? Sono state all'altezza delle aspettative? Adesso vedremo appunto questo derby cosa darà, che risultati darà. Guarda, sicuramente il Milan è qualche passo sopra, qualche gradino sopra rispetto all'Inter, che comunque lo sappiamo in campionato sta lottando per lo scudetto contro la Juventus, mentre l'Inter invece si trova addirittura nella parte destra della classifica. Quindi una stagione un po' altalenante in campionato per le nerazzurre, che però non hanno nulla da perdere a differenza del Milan in questa semifinale di Coppa Italia, ma tutto da guadagnare. Perché sarebbe più un flop per il Milan, un fallimento, non riuscire a qualificarsi in finale, visto il divario tecnico,
rispetto all'Inter che può giocare con più tranquillità. Forse anche questo ha aiutato le nerazzurre a eliminare poi la Fiorentina ai quarti di finale. Ecco, allora abbiamo visto che però la Coppa Italia poi torna a marzo e ad aprile, ma il prossimo weekend non torna però subito il campionato, giusto? Perché c'è un'altra pausa. Esattamente, il prossimo weekend non c'è proprio nulla per quanto riguarda le squadre di Serie A, ci saranno le categorie minori, perché il 24 ci sarà la nazionale, la partita importantissima dell'Italia contro Israele, dove bisognerà segnare tantissimi gol. Poi probabilmente vedremo lunedì prossimo con maggiori dettagli le probabili formazioni, aspettando appunto anche nuove news magari che arrivano da Coverciano. Una partita importantissima, abbiamo già detto, l'Italia deve segnare almeno con 5 gol di scarto o più per essere tra le migliori seconde dei vari gironi di qualificazione per accedere direttamente all'europeo, altrimenti bisognerà passare dai playoff. Ecco, sono già state convocate le ragazze, dicevi, le milanesi chi c'è? Sì, ci sono state già le convocazioni, poi sicuramente ci sarà qualche cambio magari nel corso della settimana, per esempio sappiamo già dell'assenza di Aya Guagni, ferma per un trauma muscolare, quindi purtroppo si è fatta male la giocatrice dell'Atletico Madrid. Per l'Inter è stata convocata Roberta Aprile tra i portieri, anche se fa un po' strana come scelta perché non sta giocando più titolare ultimamente, e per l'Inter sempre anche Stefania Tarenzi invece tra gli attaccanti. Per il Milan invece qualche nome in più, abbiamo Laura Fratelli in difesa insieme a Linda Tucci-Ricimini, Valentina Bergamaschi a centrocampo e bomber capitano Valentina Giacinti delle rossoneri in attacco. Perfetto, ricordiamoci però Mattia dove possiamo approfondire, no, tutto questo, perché ogni giorno, ogni ora, ogni minuto possiamo approfondire il mondo del calcio femminile. Dove? Su Cartellino Rosa, siamo su Instagram, Facebook, YouTube, ovunque. Ovunque ci cerchiate, basta cercare Cartellino Rosa e noi ci siamo. Mattia, io ti ringrazio tantissimo allora anche per esserti collegato quest'oggi, anche se abbiamo tenuto in fine di trasmissione, però ci hai portato il racconto delle milanesi e non solo del calcio femminile, che cercheremo di seguire sempre più da vicino. Porta i nostri saluti a tutta la squadra di Cartellino Rosa. Grazie mille Fabio, grazie a tutti e buona giornata. Grazie mille Mattia Giudice, grazie mille davvero per questo collegamento, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito quest'oggi, siamo arrivati alla fine, una puntata un po' più lunga del solito, ma davvero piena di ospiti, di informazioni, di tutto ciò che potete fare e seguire nella nostra città. Questa è Good Morning Milano, questa che state seguendo è Milano News, mi raccomando mettete like, attivate le notifiche così da seguirci in tutte le nostre dirette, noi torniamo in diretta sempre qui mercoledì alle 12.30 con una puntata di Good Morning Milano, ma seguiteci perché ci sono tante tante altre novità in arrivo sempre sul canale Milano All News. Grazie mille, arrivederci e a presto.